Buonasera ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dico buonasera perché devo uscire. Stasera vado a mangiare dopo 3000 anni la pizza con il Cree e quindi volevo per l'occasione provare la nuova box che mi è arrivata di She Glam. Sapete che oggi è venerdì, quindi video make up. E finalmente mi è arrivata, da-dan, la box di Shein, la Picnic, si chiama Sunday Picnic. È troppo bella, ragazzi. Ho fatto anche delle stories su Instagram, ve l'ho fatta vedere, ho fatto anche un reel. Vi lascio qua Instagram in alto se ancora non mi seguite. Il suo prezzo è di 29 euro. Io ho utilizzato il codice sconto di Elemocio, che ormai conoscete, la mia amichetta, un bacio a tesoro, e se volete approfittare anche voi, da 29 euro l'ho pagata 25 grazie a lei, grazie al suo codice sconto, che se vi interessa anche a voi il codice sconto è proprio MOCIO, scritto M, proprio M-O-C-I-O, MOCIO in maiuscolo. Voi lo mettete nel momento che effettuate che pagate, insomma, e vi scala un po' di soldini, che fa sempre comodo, e in più si sostiene anche le che merita. E io sono contenta di averla presa, ho detto quasi quasi, già che dovevo comprarla, che quando l'ho vista mi sono innamorata, ho detto già che la voglio sostengo anche la mia amica, e l'ho presa col suo codice e quindi l'ho pagata 25 euro. È bellissima, ragazzi, e quando si apre, siete pronti? Abbiamo un casino di prodotti, guardate. La meraviglia di questa box è stupenda, stupendissima, davvero bellissima. Abbiamo un elastico per i capelli rosso, tre blushini che sono questi qua di colori diversi, abbiamo la tonalità Scarlet Sunset, poi tanto li vedremo man mano che li utilizzeremo, Rose Meadow. E poi abbiamo l'ultimo Afternoon Peach, e sono tre blushini tutti di diversi colori in crema. Ve ne faccio vedere uno, guardate il pack, mamma mia, è spettacolare. Questo è il blushino, ve ne faccio vedere tipo uno aperto, bello in crema. Questo per esempio è Afternoon Peach, che tra l'altro è bellissimo il colore, non vedo l'ora di provarlo. Abbiamo un setting spray che sembra gelatinoso, ma qua si apre e si spruzza, appunto. Poi abbiamo in due confezioni, tra cui in questa confezione qua, ma quanto è bella, ragazzi, è troppo bella, poi costa proprio poco, wow. E tenendo conto che con il codice MOCIO ho pagato 25 euro, mi è arrivato in 2 settimane e ci sono vari prodotti. Ah, oggi volevo salutare, anche il saluto di oggi va a Katia, ti mando un bacione tesoro, e Jasmine con la sua figliolina Greta. E spero di avervi pronunciati giusti, perché non mi ricordo se era Jasmine o Jacqueline, io faccio sempre quelle figure. Comunque vi mando un bacio, ragazze, se volete essere commentati anche voi durante i miei video, commentate giù nei commenti, e vai che mi impappino, con hashtag salutami e io vi saluterò volentieri. Comunque, in questa scatolina, che è troppo bella, Sunday Picnic, ci sono dei lip oil, e ce ne sono tre diversi. Questi sono i lip oil e vedete, ce ne sono uno sul marroncino, uno rossiccio e l'altro trasparente sul rosatino con dei glitter, poi vedremo quale utilizzare. E poi come ultimo prodotto della box abbiamo la palette occhi. Questa è la scatolina, questo è il pack secondario, e quando la si estrae, mamma che bella, questo è il pack primario, c'è anche il pizzetto attaccato, e quando l'apriamo, adesso tolgo anche la pellicola, non ha lo specchietto, ma queste sono le colorazioni, molto molto neutra, un mix tra caldini, freddini, insomma per tutti i giorni, secondo me è perfetta. C'è chi magari può dar fastidio che non c'è lo specchietto, a me personalmente non dà così tanto fastidio, quindi amen, però per il prezzo che ha è troppo bella. Io direi che i prodotti ve li ho mostrati, la box ve l'ho svuotata e direi di iniziare. Sto già mettendo un primer sugli occhi perché di primer non ne abbiamo e voglio che il trucco mi duri
tutta la sera e come primer sto utilizzando questo qua di Mina che avevo trovato in un calendario dell'avvento di Amazon a Natale che mi sta piacendo davvero parecchio. Spero che metti a fuoco, ti prego, eccolo qui. Bello come primer perché è anche, aiuto, non riesco mai con la sinistra, che è anche abbastanza coprentino e quindi riesco a coprire i vari colori delle varie vene sulla palpebra e renderla bella uniforme. Perché? Allora, prima di tutto voglio iniziare a mettere un lip oil, intanto che poi ci trucchiamo così ci idrata bene le labbra. Sono indecisa tra i tre lip oil da utilizzare, ma guardate il pack davanti, è meraviglioso ragazzi, e queste sono le colorazioni, ma penso proprio che andrò a prendere questo rossiccio. Non, quello rossiccio si chiama Cherry Cake, quello marroncino. Poi i prezzi, cioè, sono bassissimi ragazzi, e vengono anche venduti singolarmente su Shein i vari prodotti, 6, 5, 4, questi sono i prezzi dei prodotti. Se magari non si vuole acquistare tutta la box, ma io consiglio di acquistare tutta la box perché è fantastica. Invece quello marrone abbiamo detto che si chiama chocolate cake, e questo rosino trasparente con dei micro glitter all'interno, rainbow cake. Ecco, noi andiamo a mettere appunto cherry cake sulle labbra. Non ho uno specchietto, quindi ho preso una palette a caso, così mi specchio. Ah, vedete, il colore non è proprio rosso come si vede nella boccettina. L'applicatore è bellissimo, già ve lo dico. Wow, poi è una sensazione bellissima. Aspettate un attimo, sentiamo la profumazione. Mi ricorda le caramelle, ma non mi ricordo quali caramelle. Fantastico. Quindi adesso lip oil promosso, intanto così ci idrata le nostre labbra. Palettina, andiamo a fare un make up, ovviamente, viste le colorazioni, super semplice, però nello stesso momento voglio fare un make up carino. Allora, con il pennello della Do Color numero 10 comincio ad andare a prendere Basque, sperando che non sia troppo chiaro per la mia palpebra come colore di transizione, che è proprio questo colorino qui, eccolo qui. Vediamo, sono abbastanza molto polverosi. Vediamo un po' come si comportano sugli occhi. Spero che la Canon metta a fuoco e lo vado a mettere sul colore sulla mia piega dell'occhio, ma si vede, ma proprio poco poco poco. Pensavo di più, ma mi state vedendo? Aspettate che l'inquadratura la metto meglio così. Vedete? È abbastanza chiarino, però no, dai. Come colore di transizione ci sta. È proprio chiaro, chiaro, chiaro. Voglio cambiare pennello e aggiungere sempre nella transizione down, che è questo colorino sul mattoncino, comunque un pelino più scuro, che c'è disegnato anche un cupcake, è troppo carino. Comunque andiamo a prelevare lui e proviamo a mettere lui nella piega, vediamo se si vede di più. Sono abbastanza chiarini, ecco, questo decisamente si vede di più, spero che si veda anche in videocamera, però è sempre chiarino. Ah sì, delicato. Con un pennello a penna, sempre della Do Color, il numero 12, voglio andare a prelevare il marrone più scuro, tipo per fare una sorta di eyeliner sfumato. Guardate quanto spolverano, ho aspettato a pulire la cialda apposta. Mamma mia, e vado a prendere Dusk, che c'è inciso proprio la scritta Sunday Picnic, troppo carino ragazzi. Ecco qua, è questo qui, e preleviamo lui. Mamma mia, si spolverano ragazzi, e tenete conto che li sto sfiorando, non sto calcando col pennello, caspita, e
e cominciamo all'attaccatura delle ciglia buttandolo verso l'esterno. Voglio provare a fare una sorta di eyeliner sfumato e sapete che ultimamente sto andando in fissa con gli eyeliner marroni, decisamente carino. Sì, carino. Che ne dite? Super delicati questi colorini, vero? Insomma, ragazzi, la scrivenza non mi fa impazzire. Sto continuando a prelevare il marroncino e a sfumare sempre di più l'eyeliner perché non lo voglio super preciso. Voglio una sorta di eyeliner, sia eyeliner ma sfumato. Ma credetemi che non mi sta piacendo per niente. Adesso sì che sto facendo forza per prelevare il prodotto. Vabbè, così ce lo teniamo. Perché mi sta facendo arrabbiare. Voi vedete i tagli in questo video, ma io sono qua da un quarto d'ora. Però dai, per il prezzo che ha, la palettina costa sui 6 euro da sola, se prendete solo la palettina. È carina, vediamo se si rifà con gli shimmer. Ce ne sono uno, due e sì, anche questo. Queste sono le colorazioni. Sono indecisa quale utilizzare. Eccoli qui. Sono carini, non si può dire di no, però non so quale utilizzare. Ma penso proprio che andremo con RSVP. Si chiama così, è lui. E proviamo lui. Sì, dai. Proviamolo. Lo vado a prelevare col dito, lo applico col dito su tutta la palpebra. Vediamo, non ho applicato nessuna base, non ho bagnato l'ombretto. Vediamo così come si comporta. Magari lo applichiamo così un po', non a caso, ma quasi. Niente di preciso oggi. Beh, questo è carino, dai. Forse mi rimangio quello che ho appena detto. Che ne pensate? No, ma oggi le comiche. Sta venendo fuori un temporale assurdo. Se sentite casino e tuoni tra un po', perché siamo attaccati alla finestra della camera. Guardate che mi vedete lì. E raga, aiuto. Comunque, adesso sto togliendo il fallout, anche se ce n'è stato, davvero poco. E andiamo a fare la base viso. Utilizzo velocemente un primer, un fondotinta perché non ce l'abbiamo. E prima di fissare il fondotinta, il correttore, insomma, tutte le cosine, abbiamo, ragazzi, i blush da provare. Quindi, come primer utilizzo il The Marshmallow Primer, invece come fondotinta, perché in realtà è una crema colorata, lo Skin Realist di Nabla nella colorazione 2. Vado ad applicare il loro 2 e arrivo. Ok, prima voglio portare velocemente nella parte inferiore dell'occhio con uno specchio gli stessi colori che abbiamo utilizzato, ovvero prima utilizziamo Down, che era quello con il cupcake, con un pennellino da rima inferiore di Essence. Questo è Eyeshadow Brush e lo vado appunto Down, eccolo qui, a portare nella rima inferiore. In questo modo, così almeno terminiamo con gli ombretti, gli occhi. Poi in questa box non c'è né una matita né un mascara, quindi utilizzerò matita e mascara dei miei, niente di Shein, appunto, che tra l'altro è la prima volta che utilizzo proprio make-up Shein, quindi mi sa che metterò nel titolo: mi trucco per la prima volta con Shein utilizzando la come si chiama? Sunday Picnic. Adesso, sempre con lo stesso pennello, vado a prendere anche Dusk, il colore più scuro.
Non in tutta la rima inferiore mi avvicino, scusatemi, non in tutta la rima inferiore, ma solo all'esterno. Vado a sfumarlo e portarlo leggermente in questo modo. Così sfumo bene. È proprio bello. Io che ho le pieghette sulle occhiaie, questo metodo di scendere con l'ombretto nella rima inferiore, ma scendere un bel po' mi camuffa anche le pieghe delle occhiaie, bellissimo. Matita e mascara andiamo a metterlo dopo perché adesso voglio subito andare a provare dove li ho messi, ok? I tre blushini. Ho deciso che andremo a provare Afternoon Peach. Vorrei provare tutti e tre, ma visto che non posso permettermi di fare proprio un video test con tutti e tre perché appunto devo andare in pizzeria stasera, voglio fare qualcosa di decente. Quindi utilizziamo Afternoon Peach e gli altri magari o su Instagram o in alcuni Get Ready With Me qua, perché no? Il blush è in crema, lo vado a prelevare prima con un pennello perché ho visto tante ragazze, soprattutto su Instagram, che lo applicano col pennello e poi al massimo, se non mi piace l'effetto, appunto andiamo a prenderlo con la spugnetta. Lo sto prelevando dal pottino e andiamo. Mi sa che mi conviene scaricarlo direttamente così e poi andarlo a sfumare con la spugnetta. Il colore è bellissimo, però sapete che a me il blush piace tantissimo e non mi regolo. A me si deve proprio vedere. Prendo la spugnetta e lo vado a sfumare, vediamo un po' come si comporta. Meno male che non ho fissato e non ho fatto la cavolata, che non ho fissato la base. Ah, ok, diventa super naturale una volta sfumato con la spugnetta. Sì, è anche vero che applicandolo così, secondo me la spugnetta infatti ne mangia molto meno. Applicarlo direttamente con la spugnetta, secondo me, perde un po' di intensità. Caspita, però, bello, Madonna. Vi piace? A me molto. Sapete cosa fa? O è già tanto? Fatemi controllare perché mi sto specchiando lì. Sì, andiamo a prelevarlo un po', anzi, vediamo se è rimasto un po' sul pennellino. Sì, sul pennellino ce n'è ancora un po'. Lo andiamo a ripassare e poi un'altra volta con la spugnetta. Wow, che meraviglia! Raga, mi piace un casino questo. Voi li avete mai provati? Avete mai provato She Glam? Mi viene da dire sempre Shein, non so come mai. Fatemi sapere. Che bello. Però rimane molto naturale. All'inizio, quando lo si applica, dici: caspita, Heidi sta per arrivare. Invece no, meno male. Anche se devo ammettere che a me più c'è e più mi piace. Scarichiamo ancora il pennellino. Caspita, però, bello. Voglio andare a fare la cavolata e prendere sempre con lo stesso pennello anche un po' dell'altro blush Scarlet Sunset, che è più sul rossiccio, vedete? Voglio prelevarlo proprio tuc, una punta. Voglio vedere, adesso faccio una cavolata, già. No! Cavolata. La cavolata mi sa che è stata fatta ormai. Speriamo che si sfumi per bene, perché si deve vedere il blush. A me non piace naturale naturale, cioè a me piace ben che c'è ben presente, però neanche esageratissimo, tipo stile pagliaccetto. Wow, soprattutto in estate il blush secondo me è una figata, perché uno con le lentiggini sopra, ma oggi non farò le lentiggini, però uno col blush e le lentiggini è una coppiata vincente, e due in estate rende il viso ancora più rossiccio, più abbronzato, bello. Adesso vado a fissare il tutto, che direi che ne abbiamo anche troppo di blush in viso, però mi piace un casino. Wow, che bello! E anche le labbra sono super morbide, raga. La palettina è un po' così così, ma tutto il resto è una bomba, secondo me. Voi che ne dite?
Adesso vado a fissare il tutto con cipria, faccio un po' di contour e tutto quanto e ci vediamo, finisco gli occhi e ci vediamo per le labbra perché voglio andare a mettere una matita scura all'esterno e usare, visto che di prodotti labbra abbiamo solo il lip oil, usare il lip oil questo chocolate cake. Comunque avevo detto un make up che c'è, ma super naturale. Oggi ho fatto anche le nere, ragazzi, l'avete visto? Guardate come sono rossi rossi. Cioè, i riflessi rossi, sono contentissima. Comunque, mi è venuto naturale. I blush comunque mi fanno impazzire, super promossi. E sto fissando, tra l'altro, visto che mi piace il make-up, con una delle mie ciprie preferite, questa qua, la Kenstone One Stop, una cipria mattificante traslucida di NYX. Traslucida, cosa ho detto? Traslucida di NYX. E voglio... Io la presso nei punti dove mi lucido di più, tipo il nasino. Comunque, i blush spaventano all'inizio quando si applicano, ma sono super naturali. Quindi, per i miei standard, è ancora poco. Però non voglio esagerare stasera, lasciamolo così ormai. Vado a fissare bene il tutto. Anche questa cipria di NYX è pazzesca. Wow! Ma wow! Oltre al temporale abbiamo anche il... E sentite le mucche? Ok. Andando a fare le altre cosine arrivo. Ragazzi, ho messo mascara, adesso devo ancora terminare gli occhi, però sulle labbra stavo mettendo il matitone di Bratz per Revolution che l'ho guardato e ho detto è marrone e secondo me con il nostro lip oil sta da Dio. Questo è di Bratz per Revolution della linea ed è di Chloe. Questo marroncino qua, anche questi ve li straconsiglio, non sono no transfer, vi sbaveranno un casino, ma voglio andare a mettere un po' di mascara nella rima inferiore, così leggermente. Bellissimo, alla fine mi è venuto un look che mi piace. E adesso applichiamo appunto il lip oil marroncino. No, vabbè, io sono innamorata, raga. L'ultimo tocco che abbiamo, lui, il setting spray che è particolare perché se lo guardate qua è in gelatina, tra l'altro qua, quanto è carino, ditemelo. Qua sembra gelatinoso. Una volta che lo spruzzate, l'ho già provato a spruzzare, sono sincera, è acqua e sa di caramella. Però non mi è ancora venuto in mente che tipo di, cioè, quale caramella? Perché c'è una caramella in particolare che sa di queste profumazioni. Mamma mia, come si vede il rosso, pazzesco. Comunque, andiamo a spruzzarci il nostro setting spray. Lontani, si sa mai. Wow, non di caramella, ecco di cosa sa, di aloe. Sì, sapete quelle bottigliette che piacciono a me, quelle all'aloe con la polpa in pezzi dentro, ecco uguale. Bagna leggermente, ma adesso lo lasciamo asciugare, non è subito di getto, ma è abbastanza diffuso il getto, appunto, e potrebbe direttamente andare sulla mia makeup collection. Raga, questo è il makeup uscito con la box Sunday Picnic di Shein. Io assolutamente sono curiosa di provare altre. Mi hanno consigliato le palette dell'oroscopo di Shein. Non vedo l'ora perché, vabbè, ve lo dico, ne ho già acquistata una, ho già fatto la pazzia, ho già acquistato altre mille robe di Shein, ancora prima di DC Glam, ancora di provare queste perché ero troppo curiosa e troppo attratta e non vedo l'ora che mi arrivino per provarle ancora con voi. Fatemi sapere se vi piace. Caspita, se si vede il rosso in una maniera pazzesca. Questo è il make-up, oggi non ho messo neanche l'illuminante, ma va bene così, le labbra mi fanno impazzire. L'unica, appunto, io promuovo tutto, l'unica è un po' la palettina occhi, ma a farla funzionare poi alla fine mi soddisfa. Che ne pensate? Io sono super contenta, ringrazio anche Ele Moccio, ti mando un bacione tesoro per il tuo codice sconto, perché comunque da 29 sono riuscita a pagare la 25 su Shein. Usate anche voi il codice sconto di Ele, così la sosteniamo. Un bacione ragazzi, ci vediamo lunedì con un nuovo video.